SIC, società Italtecnica Cesena, da 30 anni specializzata in progettazione e costruzione di sistemi e impianti tecnologici industriali integrati. Se voi avete un problema, noi abbiamo la soluzione. SIC è a Cesena, zona industriale Pieve Sestina. Infotech, con un'esperienza ultradecennale nella consulenza e nello sviluppo di servizi informatici, è HP Platinum Partner. Infotech, da sempre, propone tecnologie innovative in ambito server e storage, workstation e PC, garantendo un servizio di assistenza tecnico-sistemistica rapido e affidabile. Infotech propone l'ufficio efficiente e green. Affidati a noi installando le nuove multifunzioni HP PageWide a zero emissioni di polveri sottili. Mettiti comodo, Infotech troverà la soluzione giusta per te. www.infotech.it. Frigoriferi industriali, soluzioni all'avanguardia nella refrigerazione industriale. Test rapidi per tenere aperte le scuole anche in caso di positività al Covid-19. Sarebbe questa l'idea allo studio della Regione Emilia-Romagna, in accordo con sindacati e dipartimenti di salute pubblica, ed è stata richiesta una prima scorta di tamponi che dovrebbero arrivare entro la fine del mese. Prima della fine di ottobre voglio firmare un nuovo patto per il lavoro e il clima. Lo ha affermato il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, ad un incontro della UIL ed ha auspicato di poterlo fare col coinvolgimento di tutte le parti sociali. Si propone come alternativa alle amministrazioni di sinistra Paolo Cavina, candidato sindaco del centrodestra per Faenza. Sostegno all'agricoltura, miglioramento della viabilità e investimenti sulla sanità sono alcuni dei temi della campagna elettorale del consigliere comunale uscente appoggiato da 6 liste delle elezioni Manfrede. Oltre l'80% degli incidenti con vittime sulle strade sono causati dalla distrazione al volante, in particolare dall'uso del cellulare. Un dramma da evitare cambiando abitudini. Per coinvolgere e informare la popolazione, Cesena ospita la campagna lanciata dalla Regione Emilia-Romagna, Guida e Basta. Musica e spettacolo in Piazza della Libertà con la regia di Teleromagna. Un museo all'aperto unico a livello nazionale è l'esposizione permanente MAP, iniziata 20 anni fa a Faenza, del più grande in Italia per estensione, fruibilità e quantità di opere presenti. Una pubblicazione ne racconta ora peculiarità e segreti. Basket. Valla Virtus la prima sfida contro i cugini della Fortitudo. La squadra di Djordjevic soffre nel primo tempo la freschezza dei rivali, ma ribalta le sorti del match con un'ottima ripresa. E lunedì si replica al Paladozza. Questo è il telegiornale della Romagna. In studio Romina Bravetti. Buonasera e bentornati alla nostra informazione serale che andiamo ad aprire andando come sempre a vedere quali sono gli ultimi dati relativi all'epidemia da coronavirus nella nostra regione. Si parla di 35.500 casi registrati di positività, 134 in più rispetto a ieri, di cui 72 asintomatici individuati nell'ambito dell'attività di screening regionali. Sono 41 i nuovi contagi collegati ai rientri dall'estero e 16 i casi di rientro da altre regioni. L'età media dei nuovi positivi di oggi è di 38 anni, un solo decesso in tutta l'Emilia-Romagna, a Reggio Emilia. Questi sono i nuovi casi di positività sul territorio, 2 in più a Piacenza, 11 in più a Parma, 11 in più anche a Reggio Emilia. A Modena si parla di 21 casi in più, a Bologna più 24, a Imola più 5 casi, a Ferrara più 14. Per la città di Ravenna sono 15 casi in più segnalati, mentre sono 16 per Forlì. A Cesena 9 casi in più e infine Rimini che registra 6 casi in più di positività. Nel piano che sta studiando la Regione per isolare i focolai nelle scuole prossime alla riapertura ed evitare quindi di chiudere gli istituti in caso di positività al Covid, vi sono i tamponi rapidi, 2 milioni quelli che sono già stati ordinati da Viale Aldo Moro. Sentiamo.
Test rapidi per tenere le scuole aperte anche in caso di positività al Covid-19. Sarebbe questa l'idea allo studio della Regione Emilia-Romagna, in accordo con i sindacati e i dipartimenti di salute pubblica, per evitare che anche in caso di contagio sia necessario chiudere una o più scuole. Viale Aldo Moro ha quindi chiesto una prima scorta di 2 milioni di tamponi rapidi che dovrebbero arrivare entro fine mese. Si tratta di rilevatori che danno risultato quasi in tempo reale, consentendo così di isolare immediatamente i positivi e gli eventuali focolai e di mantenere gli istituti scolastici sempre in esercizio. Lo screening del personale scolastico, tuttora in corso, proseguirà intanto fino al 7 settembre con i test sierologici. Ma 10 giorni dalla riapertura delle scuole a far discutere è ancora l'organizzazione. Mancano certezze sui servizi di pre e post scuola, utili a quelle famiglie in cui i genitori iniziano a lavorare presto la mattina o finiscono tardi nel pomeriggio. Le maggiori criticità riguardano gli istituti che, per rispettare le norme anticontagio, hanno spalmato le classi in tutti gli spazi disponibili, mense, laboratori, palestre, sale riunioni. E mancano ancora le linee guida della regione. Sul piatto alcuni nodi, uno tra tutti, se i bimbi di classi diverse potranno stare insieme nel pre e post scuola. Se sì, dovranno indossare la mascherina. Sul fronte nidi invece il comune inserirà un proprio educatore part-time per coprire il turno fino alle 17.45, orario di uscita anticipato rispetto alle 18, così da poter garantire il servizio pulizia entro le 18.15. Intanto ieri è uscita l'ultima graduatoria delle materne, sono 75 i bimbi in lista, 113 posti liberi. Le criticità maggiori sono al Borgo Reno, dove sono 28 i bimbi in lista di attesa a fronte di 12 posti liberi. E continuiamo su questo argomento, andiamo sul nostro TR24. Solo 2 positivi al tampone su oltre 25.000 test sierologici già effettuati in Emilia-Romagna al personale scolastico. È il primo significativo dato che emerge dalla campagna volontaria di screening voluta dalla Regione per garantire la ripartenza della scuola, ma anche dei nidi e delle materne, nella massima sicurezza possibile. Da Piacenza a Rimini sono esattamente 25.345 i test a cui hanno voluto sottoporsi dirigenti scolastici, docenti titolari e supplenti, educatori ausiliari e personale amministrativo delle scuole, anche di infanzia, e dei servizi educativi 0-3 anni. Nel 97% dei casi erano negativi. Passiamo invece alla cronaca. 30 kg di hashish, 10 di marijuana, 11 pistole, una mitraglietta e 4 fucili. Era tutto nascosto nella cantina di un'abitazione nella zona San Ruffillo a Bologna, dove viveva un 23enne kosovaro arrestato dalla squadra mobile della questura. Vediamo immagini e dettagli. Gli agenti della squadra mobile di Bologna hanno passato diversi giorni appostati davanti all'appartamento di via Abba in zona San Ruffillo prima di intervenire. Alcuni residenti avevano segnalato un forte odore di sostanze stupefacenti provenire da dietro la porta di casa di una famiglia kosovara. L'irruzione della polizia è avvenuta ieri mattina. Subito sono stati trovati nella stanza occupata da un 23enne 259 grammi di hashish, altri 70 in un locale vicino. Ma è una volta effettuata la perquisizione in cantina che sono emersi 13 kg di hashish suddiviso in panetti e 10 kg di marijuana all'interno di alcune buste. Non è però finita qui. Sempre in cantina, dentro la scatola in cartone di un televisore 65 pollici, c'erano ben 16 armi, 11 pistole a salve modificate e una mitraglietta, tutte importate clandestinamente, oltre a 4 fucili, di cui uno oggetto di furto in un'abitazione di Massa Carrara avvenuto 2 anni fa. Il 23enne è stato quindi arrestato per spaccio di droga e detenzione illegale di armi da sparo. Il quantitativo di armi, che è un quantitativo diciamo ingente, segue un altro effettuato nel mese di luglio e un altro ancora inizio anno. Fortunatamente, dico sempre, a Bologna non abbiamo una presenza di fatti di reato in cui vengano utilizzate delle armi vere. La maggior parte sono cutter, siringhe, armi di giocattolo. Questo fa pensare comunque l'ultimo sequestro, ma anche i precedenti, a un possibile, ma questo sarà compito della polizia giudiziaria andare a verificare e trovare dei riscontri, un possibile mercato parallelo con esportazione, per esportazione intendo fortunatamente fuori dal territorio bolognese, fuori dal nostro territorio, di queste armi. Un ragazzino di 14 anni invece è stato accoltellato ieri sera nel Parco Giovanni Paolo II di Bellaria, nel Riminese.
Per cause da chiarire, un violento alterco tra un gruppo di minorenni è scoppiato attorno alle 22 quando nella lite uno di loro ha estratto un coltello ed ha ferito il rivale con un fendente alle spalle. Alcuni passanti hanno subito lanciato l'allarme, ma i giovanissimi sono fuggiti prima dell'arrivo di ambulanze e carabinieri lasciando la vittima per terra. Il 14enne è stato trasportato all'ospedale dove gli sono stati saturati i tagli procurati dal coltello. Sono ora in corso le indagini per identificare chi era sul posto e l'autore dell'aggressione, ma non si tratterebbe, in base alle prime indagini, né di un regolamento di conti né di baby gang. Ampio confronto ieri a Cesenatico tra il sindacato UIL e il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini. Vediamo allora che cosa è emerso. Io entro fine ottobre, come ho promesso, voglio riuscire a firmare il nuovo patto per il lavoro e per il clima, perché il tema della sostenibilità ambientale è decisivo. Mi auguro con tutte le parti sociali, a partire da chi rappresenta il mondo del lavoro, i sindacati e il mondo delle imprese, associazioni economiche, perché è stato un lavoro comune i 5 anni scorsi che ha pagato davvero, se è vero che l'Emilia-Romagna era stata definita per 5 anni la locomotiva del paese. Io credo anche in ragione del fatto che anche da posizioni diverse abbiamo sempre trovato gli accordi per fare bene e fare meglio e fare insieme, quindi siamo impegnati in questo e la UIL vedo che sta dando un contributo molto importante. Mi sembra che su alcuni punti ci sia stata una condivisione a partire da un impegno del Presidente per il rinnovo del contratto dell'ospedalità privata e anche di quella pubblica, e quindi quando il Presidente dice è una vergogna che un contratto non venga rinnovato da 14 anni vuol dire che c'è un impegno ben preciso, ma c'è anche un impegno a vedere, ad avere una visione comune della società e quindi a vedere come si può riscrivere un vero e proprio patto per il lavoro di questo paese, a partire dal mettere al centro le persone, l'uomo e non sempre solo il profitto. Parliamo ora di elezioni e andiamo a Granarolo Faentino, dove si è svolto l'incontro pubblico tra il mondo dell'agricoltura e il candidato sindaco del centrodestra Paolo Cavina. Il consigliere comunale uscente sarà appoggiato da 6 liste alle nostre telecamere e ha raccontato alcuni punti del proprio programma. Sentiamo. Sostegno all'agricoltura e alle aziende, ma anche un miglioramento alla viabilità, una cittadella dello sport e investimenti sull'ospedale. Sono questi alcuni dei temi che il candidato sindaco del centrodestra Paolo Cavina ha trattato nei primi giorni di campagna elettorale. Il tema dell'agricoltura è un tema a me molto caro. Io credo che dobbiamo veramente rilanciare questo settore, perché la città di Faenza nasce in un territorio vocato all'agricoltura. È il giardino d'Italia, secondo me, il nostro territorio, e va curato. E quindi penso che sia veramente importante dare delle risposte anche da parte di un'amministrazione comunale a questo settore. Il civico, appoggiato anche da Lega e Fratelli d'Italia, corre per le elezioni comunali di Faenza e si propone come l'alternativa alle amministrazioni di sinistra. È chiaro che vogliamo creare un'alternativa. L'alternativa in un paese, in una città, è fondamentale. Non può che un gruppo politico, un pensiero politico governi una città per 20-30 anni. Ci vuole l'alternativa per riportare freschezza, per riportare cambiamento, per portare idee nuove, per portare una città a risplendere. Al di là dell'esperienza politica, Cavina lavora in un'importante cooperativa agricola del territorio. Il suo slogan è il sindaco di tutti. Siamo un grande gruppo, tutte persone che comunque vengono dal mondo del lavoro, tutte persone che potranno dare la loro esperienza per rendere la nostra città più viva e più bella. C'è da mettere in cantiere dei lavori che andavano fatti 20 anni fa. Quello della viabilità faentina è un grande problema, soprattutto per la tangenziale a valle. Ma non solo, secondo me c'è da mettere in rete proprio anche tutto quei campi d'azione che ruotano attorno al turismo. È una città che va rimessa a nuovo, sia nella viabilità, sia negli accessi ai servizi e sia nell'aspetto sanitario per le specializzazioni. C'è attesa a Ravenna per l'apertura questa sera delle celebrazioni nazionali del 700° anniversario della morte di Dante. L'evento sarà presenziato dal capo dello Stato Sergio Mattarella, che assisterà all'inaugurazione della tomba del sommo poeta e del quadrarco di Bracioforte restaurati. E successivamente sarà la volta di un concerto in piazza San Francesco, seguito dalle letture del canto 23 del Paradiso da parte dell'attore Elio Germano. L'evento potrà essere seguito dal pubblico grazie ad un maxi schermo
film allestito in Piazza del Popolo o in streaming sul sito di Ravenna Festival. Riflettori invece puntati sulla candidatura dei portici di Bologna a patrimonio dell'umanità. Il prossimo 23 di settembre sarà in città l'ispettore Olivier Poisson che esaminerà la candidatura bolognese. In vista dell'ispezione sono già partiti i lavori di pulizia e manutenzione delle strade cittadine, in particolare nei tratti che saranno esaminati. Ne abbiamo parlato con l'assessore alla manutenzione del patrimonio e del verde pubblico bolognese. Sentiamo. Conto alla rovescia in vista dell'arrivo dell'ispettore UNESCO che sarà a Bologna per valutare la candidatura dei portici a patrimonio dell'umanità. La visita inizierà il prossimo 23 settembre e il Comune ha già messo in campo risorse straordinarie per presentare al meglio la città. La pulizia dei muri e della pavimentazione stradale interesserà innanzitutto i tratti di portici che saranno oggetto di ispezione, ma sarà estesa a tutta la città e non rimarrà un intervento isolato, ha assicurato l'assessore alla sicurezza e alla manutenzione del patrimonio del verde pubblico Alberto Aitini. Era una pulizia che avremmo voluto fare nei mesi scorsi, ma purtroppo con il lockdown non è stato possibile farle, quindi a settembre adesso è ripartita. Chiaramente diamo la priorità ai tratti candidati, ma l'obiettivo, come abbiamo sempre detto, è di ripulire la città, perché ci sono vari tratti di muri, in particolare nel centro storico, ma non solo, che sono sporchi. Quindi abbiamo reperito le risorse necessarie, circa 300.000 euro, che appunto serviranno per una prima pulizia della città. Nel frattempo il Comune punta sul risultato nel lungo periodo, parola d'ordine, manutenzione. Su questo fronte è attivo il progetto Adotta una strada, che vede il coinvolgimento diretto dei privati nella conservazione del decoro urbano. Poi ci sono tutte le pulizie che stiamo facendo con ERA, un incremento di pulizia, spazzamento e lavaggio dei portici. Anche in questo caso abbiamo deciso di dare priorità ai tratti candidati, ma in realtà con ERA abbiamo fatto un ragionamento più complessivo, perché alcune zone della città non sono pulite e lavate a sufficienza e quindi abbiamo deciso di incrementare le risorse necessarie. Lavori in corso anche lungo il portico di San Luca, imbrattato nei giorni scorsi da rider ancora non identificati. Non è la prima volta che interveniamo sul portico di San Luca, come su altri. Purtroppo ci sono dei delinquenti che a volte fanno questo genere di cose, quindi l'obiettivo è tenere puliti i nostri portici e anche cercare di trovare chi li imbratta, perché almeno sarebbe una pena esemplare almeno farglieli ripulire. Una grande serata all'insegna della musica e dello spettacolo in programma domenica a Cesena. Protagonisti saranno Anna Tatangelo e Mirko Casadei per una campagna organizzata dalla Regione sul tema della sicurezza stradale. Sentiamo tutti i dettagli. Oltre l'80% delle vittime sulle nostre strade sono causate dalla distrazione al volante, in particolare dall'uso del cellulare. Un dramma che possiamo evitare cambiando le nostre abitudini. Questo è il messaggio lanciato dalla Regione Emilia-Romagna con la campagna Guida e Basta, portata avanti già da alcuni anni insieme ad ANAS e confermata anche per il 2020 con investimenti per 140.000 euro. In questi anni abbiamo prodotto molte iniziative che continueremo naturalmente a sviluppare, soprattutto in questa fase di post lockdown, dove le persone hanno, dico giustamente ovviamente, ripreso a utilizzare l'automobile. L'obiettivo è la Vision Zero, zero morti sulle strade. Per coinvolgere e informare la popolazione, domenica è in programma una grande serata a Cesena con la regia di Teleromagna, dove insieme a ospiti importanti, cantanti e non solo, proveremo appunto a veicolare un messaggio di attenzione al rispetto del codice della strada. Appuntamento è domenica 6 settembre alle 21 in Piazza della Libertà. Sul palco Anna Tatangelo, Maria Pia Timo e l'orchestra Casadei. La serata sarà condotta da Marco Senise. È stata presentata una guida, infatti un museo all'aperto, per ora unico a livello nazionale per estensione, fruibilità e quantità di opere presenti. Si tratta della Mappa, un'esposizione permanente iniziata 20 anni fa e curata da Ennio Nonni, che oggi trova anche una pubblicazione, come detto, una guida, che racchiude tutti i segreti e le peculiarità, presentando al pubblico le centinaia di opere presenti. Vediamo. È stato presentato nella location di lusso della famiglia Bucci di Faenza il testo curato dall'architetto e urbanista faentino Ennio Nonni per aiutare a conoscere meglio il MAP, acronimo di Museo all'Aperto, che la città di Faenza ha recentemente inaugurato e che vede un centinaio di opere dislocate in diversi punti della città. Un museo sui generis,
tra i primi, se non il primo, a prendere vita in Italia, che dalle periferie, passando per le rotonde, muri, piazze e strade, abbellisce e arricchisce di cultura il tessuto urbano manfredo. È un vero e proprio percorso di arte urbana contemporanea che rappresenta un'importante parte della storia della città, sia per il valore qualitativo che per quello di testimonianza sul susseguirsi della vita culturale e amministrativa, soprattutto fra il secondo dopoguerra e i giorni nostri. E non si tratta di sola ceramica. Le molte opere, tra cui si annoverano nomi del calibro di Rambelli, Batteucci, Biancini, Spagnuolo, Nagasawa, Sottsass, Zauli, Sartelli, Staller, Bombardieri, sono infatti anche realizzate con altre tecniche che raccontano come la città abbia saputo aprirsi all'arte a 360 gradi. Non ci sono luci, porte, tornelli e custodi a presidiare le opere. A Faenza, proprio grazie al MAP, l'arte, la cultura e la bellezza del gesto creativo è fruibile, infatti, 365 giorni l'anno, sia di giorno che di notte. Roma. Mascherine anche in pista mentre si balla e sanzioni pesanti per chi non rispetta le regole. Sono le proposte avanzate dal SILB per evitare che sia prorogata la chiusura delle discoteche dopo lo stop forzato fino al 7 settembre. Previsto anche un sistema di ricambio dell'aria più efficace. Romagna. L'80% delle persone che a luglio 2019 si era recate in Riviera ha di nuovo scelto la Romagna come meta turistica. Questi gli ultimi dati dell'osservatorio che segnalano quindi un rilancio della stagione estiva, dati confermati anche per il mese di agosto. Forlì. Due giovani escursioniste riminesi sono state soccorse mentre si trovavano lungo un sentiero in campigna. Le ragazze, sprovviste di cartina, avevano perso l'orientamento e hanno quindi chiamato gli uomini del soccorso alpino che sono intervenuti per riportarle sulla giusta strada. Cesenatico. Il comune ha deciso di prorogare la ZTL in via Fiorentini, via Saffi e via Mazzini fino al 13 settembre. Abbiamo deciso di prolungare le zone a traffico limitato per allungare il più possibile la stagione turistica, ha detto il sindaco. Apriamo la pagina sportiva con il basket. È terminato con un successo per la Virtus il derby dell'Unipol Arena, valido per la terza giornata della Supercoppa. I bianconeri sono riusciti a rimediare ad una partenza bruciante della Fortitudo per chiudere sul 73-87. L'atmosfera non poteva certo essere quella delle grandi occasioni. La cornice di pubblico nemmeno, viste le limitazioni causate dai divieti di assembramenti imposti dall'epidemia da Covid. Eppure il derby tra Fortitudo e Virtus è comunque riuscito a scaldare i cuori dei 1207 spettatori presenti all'Unipol Arena, quelli che hanno assistito alla più classica delle partite a due facce. Solo F nel primo tempo, con la squadra di Sacchetti che aveva qualcosa da farsi perdonare dopo gli stenti contro Cremona. Pronti via e sono i bianco-blu a prendere in mano le redini dell'incontro, un po' a sorpresa va detto, visto che il pronostico era tutto dalla parte della Segafredo. Le assenze di Sabatini e Mancinelli non tarpano le ali dell'Aquila, che costruisce un copioso vantaggio di 13 lunghezze alla sirena del secondo quarto, grazie all'ottima vena di Fantinelli e Banks. Facile ipotizzare una dura presa di posizione di coach Georgevic nell'intervallo, quella che genera la lenta ma inesorabile rimonta degli ospiti. Il pareggio lo firma un figlio d'arte dal cognome piuttosto pesante per la Fortitudo, Alibegovic. Il sorpasso invece Gamble sul 53-56. L'equilibrio si spezza definitivamente e la Virtus non deve far altro che far valere la propria superiorità fisica e la maggior precisione dei tiratori, né preoccupa l'ultimo rientro della Fortitudo sul meno 7 a 5 minuti dal termine. Finisce 73-87 per le buonere che lunedì sera cercheranno il bis nel return match in programma al Paladozza.
Passiamo ai motori e andiamo a leggere una notizia sul nostro TR24. Michael Rubens Rinaldi ha conquistato la sua prima storica vittoria in Superbike, trionfando nella gara 1 del GP di Aragon in Spagna. Il riminese della Ducati ha saputo mettersi alle proprie spalle il fuoriclasse della Kawasaki Jonathan Rea, che pure era partito dalla pole, procedendolo di una posizione, e ha condotto il Gran Premio da autentico dominatore dall'inizio alla fine. Il pilota del team Go 11 partirà tra i grandi favoriti anche domani nella Super Pole Race, nella gara 2, in cui cercherà di sfruttare le ottime sensazioni offerte dalla sua moto lungo tutto il weekend. Niente da fare invece per Marco Melandri, costretto ad un ritiro da un problema tecnico, mentre Federico Caricasulo ha chiuso in nona posizione. Passiamo all'Ippica, un sabato che tutto il mondo del trotto attende è arrivato, con il suo carico di agonismo, pronostici e una certezza, quella del grande spettacolo delle due prove del campionato europeo trofeo Orogel, i 12 assi schierati e l'eventualità della bella. Sentiamo. Ed eccoci al campionato europeo. Impegnati sulla distanza di due prove, a numeri invertiti e la speranza da parte dei presenti che la giovane notte della domenica ospiti il Race Off, croce e delizia dei team impegnati nella corsa dei campioni per eccellenza. La forma di Vernissage Griff incute rispetto ed il concreto timore di un prematuro epilogo serale. Lo statuario allievo di Alessandro Gocciadolo è la star assoluta di questa edizione e l'ottimo sorteggio nella prima prova lo promuove a netto favorito nella sfida delle 21:35 con il compagno di viaggi Arazi Boco, campione uscente nonché detentore del record della corsa, suo probabile rivale nelle mani di Andrea Farolfi. Le rimanenti chance di marcatore vanno a Vauca con René Legati, alla new entry Stepping Space Boy con Antonio Di Nardo e al derby winner Zlatan, ritrovato campione con il fido Giampaolo Minucci nelle vesti di braccio armato per conto del team Gocciadoro. Numeri invertiti, ma pronostico immutato per la seconda prova. Vernissage non teme le risalite ed il numero 9 non è poi così male. In prima fila ci proveranno l'altro portacolori del Campano Santese, il norvegese Cif Orlando, che avrà in Enrico Bellei un partner d'eccezione, e Zlatan, che dal numero 4 potrà cercare la corda dei Morse Racing, permettendo, già vice campione nel 2018, che sarà guidato da Roberto Andreghetti e merita considerazione quantomeno in chiave podio. Bello, variegato e tecnicamente rilevante il contorno con il prologo alle 19:50. Dalle 20:30 partirà poi la diretta dell'evento su Teleromagna, diretta che si concluderà con i fuochi d'artificio. Lasciamo lo sport e passiamo al meteo, le previsioni. Buonasera a tutti i telespettatori di TR24 Teleromagna da Andrea Raggini. Ci aspetta una domenica bellissima su tutta la nostra regione, merito dell'alta pressione che porterà cieli azzurri o poco nuvolosi, qualche nuvoletta solamente sul nostro Appennino. Temperature minime comprese tra 15 e più 19 gradi, i valori massimi saranno in ulteriore lieve aumento, sarà una giornata pienamente estiva, infatti i valori nel pomeriggio oscilleranno tra 27 e più 32 gradi. Ventilazione debole, mare caldo. Nel pomeriggio di lunedì è atteso un peggioramento in Emilia con qualche temporale. Per questo appuntamento è tutto, buona serata. Bene, anche per questo appuntamento con la nostra informazione serale è proprio tutto. Non mi resta dunque che ringraziarvi per l'attenzione e augurarvi un buon proseguimento di serata in compagnia dei nostri programmi e darvi l'appuntamento a nuove edizioni del nostro telegiornale. Grazie e arrivederci. SIC, società Italtecnica Cesena, da 30 anni specializzata in progettazione e costruzione di sistemi e impianti tecnologici industriali integrati. Se voi avete un problema, noi abbiamo la soluzione. SIC è a Cesena, zona industriale Pieve Sestina.
Infotech, con un'esperienza ultradecennale nella consulenza e nello sviluppo di servizi informatici, è HP Platinum Partner. Infotech, da sempre, propone tecnologie innovative in ambito server e storage, workstation e PC, garantendo un servizio di assistenza tecnico-sistemistica rapido e affidabile. Infotech propone l'ufficio efficiente e green. Affidati a noi installando le nuove multifunzioni HP PageWide a zero emissioni di polveri sottili. Mettiti comodo, Infotech troverà la soluzione giusta per te. www.infotech.it. Frigoriferi industriali, soluzioni all'avanguardia nella refrigerazione industriale.